Questo è quello che rimane di uno dei chiusini. Al momento non ancora ripristinati da Open Fiber. Qua ancora non hanno proceduto al ripristino, per cui troviamo le transenne. Più avanti ne abbiamo uno non transennato, appena ripristinato. Questo è il risultato di quello che vedremo a Lecce nel nostro centro storico una volta terminati i lavori di ripristino. Adesso che Open Fiber non ci venga a dire che questa è una cosa temporanea, che questi sono rattoppi, che bisogna aspettare che si stabilizzi il terreno, qui non si deve stabilizzare un bel niente. Qui bisogna fare i lavori necessari, decorosi e dignitosi per un centro storico come quello della città di Lecce. Ed è proprio sui pozzetti di ispezione, posti lungo le strade del centro storico, che il consigliere Giampaolo Scorrano richiama l'attenzione. Pozzetti a suo tempo realizzati con elementi lapidei dello stesso tipo di quelli utilizzati per la pavimentazione stradale, ad oggi però letteralmente disintegrati da Open Fiber per eseguire i propri lavori di cablaggio, provvedendo poi a ripristinare gli stessi con una poco apparentemente decorosa gettata di bitume. Mi chiedo, dov'è la sovrintendenza che è sempre così attenta quando si tocca uno spillo del centro storico, è sempre pronta a vietare eventi ed interventi nel nostro centro che invece avrebbe bisogno di quella vitalità per l'economia turistica della nostra città, soprattutto in un momento così particolare? Dove sono il sindaco e soprattutto il vice sindaco e assessore dei lavori pubblici davanti a lavorazioni di questo tipo?